Una delle prime domande che i pazienti ci pongono via mail o al telefono o sicuramente in visita è: ma quanto costa curare la parodontite? Ebbene, mi piacerebbe tantissimo poter dare risposta a questa domanda, perché sicuramente sappiamo che le terapie dentali in genere possono impattare anche in modo molto molto importante sul bilancio di una famiglia, sia dal punto di vista economico, ma ricordiamoci anche dal punto di vista del tempo, in quanto le terapie possono durare anche svariati mesi. Purtroppo non è cattiveria, ma non è possibile dare il costo di una terapia al telefono. Molti pazienti ci chiamano, non abbiamo neanche visto nulla, dicono: quanto costa? Voi lo sapete, fate solo questo. Sì, noi siamo esperti proprio in questo, ma è veramente impossibile. Vi faccio un esempio, un paragone che penso sia quello più semplice da comprendere. Pensate di essere in autostrada e state andando verso le vostre bellissime vacanze e a un certo punto la macchina si spegne nel mezzo dell'autostrada e si accende la spia motore e la macchina non parte più. Ebbene, cosa fate? Chiamate il meccanico e gli chiedete quanto costa mettere a posto la macchina, in quanto si è spenta, non funziona e si è accesa la spia. Il meccanico cosa vi risponderà? Vi risponderà in maniera molto 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 semplice che ha bisogno di vederla, in quanto non ha abbastanza elementi per poter fare una diagnosi del problema e quindi un piano di intervento. Ebbene, la stessa cosa funziona ovviamente in bocca. Per questo motivo la prima e più importante fase è una visita specialistica seguita da una parte diagnostica. A livello di costi, la visita di solito è dai 40 ai 100-150 euro a seconda del centro e del professionista che andate a incontrare, completata da una fase diagnostica che può costare qualche centinaio di euro, che comprende, come abbiamo visto, possono comprendere gli esami che sono il sondaggio, quindi la cartella parodontale, lo status che sono le lastrine, le foto ed eventualmente altre indagini come quelle di biologia molecolare, l'esame genetico e l'esame microbiologico. Questa parte, sebbene possa essere considerato un costo, in realtà è l'investimento più importante, in quanto per un medico avere una diagnosi precisa, corretta e accurata permetterà di mettere a punto un piano terapeutico veramente super personalizzato e calibrato e il meno invasivo possibile. Il costo di una fase diagnostica si aggira nell'ordine di qualche centinaio di euro. Livello di terapia, questo dipende tantissimo dall'opzione scelta e dalla gravità della situazione. Si può partire da sempre qualche centinaio di euro per le terapie meccaniche, quindi le pulizie sopra e sotto gengivali, fino ad arrivare anche a qualche migliaio di euro in caso di parodontite molto molto gravi, soprattutto quando si vanno a scegliere terapie o chirurgiche o laser assistite. Sicuramente quello che l'invito che voglio fare è che l'investimento in terapia parodontale di preservazione, soprattutto verso quelle che sono minimamente invasive e che puntano in maniera veramente come obiettivo primario al mantenimento dei propri denti, sono in ogni caso vincenti, sia dal punto di vista biologico, in termini di denti preservati, ma soprattutto dal punto di vista anche economico, in quanto un'accurata prevenzione e andare a salvaguardare i propri denti permette anche di risparmiare in maniera importante sul portafoglio. Infatti la maggior parte dei nostri pazienti, che ci raggiunge praticamente da tutta Italia e anche dall'estero, ci sceglie perché abbiamo come obiettivo quello di preservare i loro denti, quindi anche un concetto, diciamo, di scelta filosofica rispetto a molte altre alternative che possono essere togliere i denti e sostituirli con gli impianti, con tutti i rischi annessi e connessi. Per questo motivo, appunto, ci dicono sempre che siamo alla fine la scelta più economica, valutando la doppia combinazione, sia biologica che economica. Comunque, il primo invito, ma soprattutto quello più importante, è: scegliete un centro specializzato in parodontite, non affidatevi a centri che sono più generalisti, perché con la parodontite non si scherza, e una scelta corretta o una diagnosi non accurata possono portare a scelte anche spesso radicali, dal quale non si torna più indietro, come l'estrazione dei denti, l'inserimento di impianti che si possono ammalare e molto altro. Per qualunque altra cosa, siamo a vostra disposizione. Grazie.